Ciao da Ruggero, oggi è domenica 11 agosto e mi trovo qui nelle Marche a casa dei miei dove ho montato il mio practice kit da viaggio, okay? Che è questo DV Go Anywhere Kit. È associato ai piatti bucati e mi sono portato anche le aste perché ho montato questo kit non proprio come risulta nella figura, ma come proprio una batteria normale, un ride, un crash, Charlie, due tom, cassa, rullante un timpano, ok? Ho pensato di eseguire il warm up, quello della challenge di quest'estate, su questa batteria aggiungendo un pattern ai piedi per scaldare tutto prima di cominciare a ripassare il repertorio che dovrò eseguire martedì 13, scusami, a Vibonati con il prof, ok? Quindi adesso ti farò vedere un giro del warm up a velocità fissa 120 bpm, aggiungendo al lavoro delle mani il pattern tipico della samba ai piedi, che è questo, 3 e 4 e 1. Ok? E seguirò sopra a questo pattern tutto il warm up. Lo farò a 120, ok? Mi metto il metronomino in cuffia e andiamo. Okay, quindi il tempo è questo, 120. Fatto, visto? Due giri a 120, ho fatto un piccolo errore nel primo giro, per cui al secondo giro ho sistemato. Ti ricordo che non è un problema fare un errore. La cosa più importante è far andare le mani e i piedi, ok? Più tardi ti farò vedere un altro video dove invece farò il warm up ternario con associato un pattern dei piedi adatto al warm up ternario. Per cui prova a cambiare pattern dei piedi, se questo è troppo difficile per te, basta che fai semplicemente quarto e ottavo. Ok, quando è bene questo, quando è bene questo. Quello che vuoi tu. Ok, l'importante è che muovi anche i piedi mentre con le mani fai il warm up. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, adesso vado a studiare.